Ragazzi, nella sfida di oggi tornerete sulle isole tedesche sempre con le zattere, ma stavolta voi sarete inseguiti da un mostro e questo mostro vi inseguirà. Questo mostro sarebbe un normale polipo, quello gigante, vi inseguirà e la squadra che arriverà per prima le due squadre vanno ad altro prima sulle isole tedesche. La prima che arriverà vincerà. Poi, l'altro che verrà mangiato dal polipo gigante, l'ultimo componente rimasto, verrà perché il polipo si prenderà tre componenti. Perché noi l'abbiamo addestrato a prendere soltanto tre componenti, con il numero te l'abbiamo addestrato, e quindi lui è autorizzato a prendere soltanto tre componenti. L'ultimo che non sarà mangiato, quindi non sarà preso, allora se... andrà via dalla zattera e inizierà a correre per arrivare prima dell'altra squadra che non è stata mangiata sull'isola di Teschi. Se colui arriverà prima dell'intera squadra, allora la sua squadra vincerà e l'altra squadra con la zattera perderà. Invece, se la squadra con i componenti arriverà lì, allora prima di quello di lui, della persona che si sarà lanciata e non era mangiata dal mostro, arriverà ultima, allora la squadra che avrà vinto, cioè la zattera, i componenti della zattera ancora interi, se arriveranno prima di quel solo e unico componente, allora quel solo e unico componente verrà eliminato. Bene, iniziate! Via! Ecco le zattere, sono lì! Andate! Speriamo che non arrivi il mostro da noi. Ma no, che non arriva da noi, Edoardo. Edoardo, è normale che non arrivi da noi. Noi siamo quelli più lontani. Di sicuro arriverà l'altra squadra, il mostro. Ragazzi, voi non sentite un certo tremolino sotto la zattera? Forse è il mostro! No, stai sbagliando, Simon. Simon, non è che ti stai sbagliando? Sì, ti stai sbagliando, Simon. Non c'è nessun tremolino sotto la zattera, io non sento proprio niente. È inutile che continui a correre, Simon. È proprio inutile. Tanto ormai è perso e noi abbiamo vinto. Eliminato! Che cosa? A quanto pare, ragazzi, ci sono stati due voti di... Allora, Tom e Paul hanno votato contro l'eliminazione di Simon. E James e Simon hanno votato contro l'eliminazione di Paul. Quindi ci sono stati due voti contro Paul e contro Simon. E quindi... questa è una sfida extra! Farete una sfida extra? Chi riuscirà a spegnere, tra Paul e Simon, chi riuscirà a spegnere il fuoco d'artificio, resterà invece l'altro fuoco d'artificio esploderà e l'altro salterà in aria, cioè sarà eliminato. Via! Iniziate! Fatto, Chris! L'ho spento! Chris, ma come si spegne quel accidente di fuoco d'artificio? Ah, sta esplodendo!